montando degli orecchini per recuperare le monachelle, che sono un po' particolari, e mi sono ricordata che quelle monachelle le avevo create partendo da dei chiodini. E allora ho deciso di ripropormi monachelle fatte con i chiodini, però con una foggia diversa che non vi ho ancora mostrato, non vi ho ancora proposto, quindi spero vi piaccia, vi mando un bacio. Ciao! Ecco, semplice e veloce tutorial. Questi sono chiodini di rame, come vedete, del diametro di 0,9 e lunghi 6 cm. Meno lunghi penso sia un po' pericoloso, non ci si riesca a fare le monachelle circolari. Io utilizzerò come forma questa, che è un pennarello. Il diametro del pennarello è 1,6, quindi intorno al centimetro e mezzo. Dovrete avere una forma di questa dimensione. Poi servirà naturalmente la solita pinza con le punte coniche, la solita taglierina e possibilmente per limare le parti un po' raspose dei chiodini, un pezzo di carta vetrata, una limetta di ferro oppure ancora una limetta di cartone di quelle che si usano per le unghie. Allora, cominciando facendo le asole e cercando anche di non sbagliare perché sono gli unici due chiodini che ho. Allora, si parte dall'asola, ok? Che faremo dalla parte della decorazione, della pallina, di quello che voi avete in fondo al chiodino. Allora, cercate di fare due asole uguali. Se non siete certi di riuscire, segnate, magari, beh, adesso userò questo, segnate sulle punte delle pinze l'ampiezza dell'asola in modo che poi vi vengano tutte e due uguali. E così ho fatto anch'io adesso. Allora, diciamo che le faremo così. Partiamo qui in fondo, facciamo un'asola. Ok, facciamo toccare la decorazione, il fiore, all'asta, da una parte e dall'altra. Da questa parte forse c'è il fiore un po' incantato di lato, quindi magari così vediamo se sta meglio. Sì, si vede meglio il fiore. Allora, abbiamo fatto due asole, vedete? Adesso si parte con la parte panciuta immediatamente, quindi vuol dire che dovete piantare l'asola sul pennarello o sulla forma che voi avete, in questa maniera, vedete? Da subito, praticamente dalla fine di quest'asola e dare la forma circolare. Devo dire che ci stiamo, 6 cm è proprio la misura ideale, viene proprio giusta giusta. Vedete? Ok? Stessa cosa, naturalmente l'asola grande, la curva grande, è in direzione opposta rispetto all'asola piccola, quella che vi serve da presa. Facciamo la stessa cosa. Okay. Poi se qualcosa si storta naturalmente potete sempre ripiegare. Normalmente il materiale metallo che viene usato per queste monachelle è piuttosto malleabile, morbido. Eccole qui, sono monachelle ad uncino, ma rotonde, arrotondate. Vedete, se volete assicurare una maggiore presa alle monachelle potete martellarle leggermente. Ecco qua. Soprattutto qua davanti, devo dire, un stress. Cercate di martellare in modo identico, insomma, su una monachella e sull'altra. Questo garantirà, come vi dicevo, la tenuta maggiore. Ecco qui. Le monachelle sono finite. Semplicissimo, avete visto? Un bacio, ciao!